8 detenute del carcere di Vigevano, condannate per reati associativi, in scena al Teatro Gobetti di Torino nello spettacolo L'infanzia dell'alta sicurezza del regista Mimmo Sorrentino, promosso da Teatro Incontro. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Lascaris con una conferenza stampa organizzata da Bruno Mellano, garante regionale dei detenuti. La valenza terapeutica, riabilitativa, trattamentale dei laboratori teatrali in carcere era ormai consolidata, si sa, è uno strumento importante di risocializzazione. La conferenza di oggi è per valorizzare un appuntamento importante del Teatro Stabile, ma all'interno di un percorso che vede anche nelle carceri piemontesi esperienze molto significative di teatro in carcere. Quando la magistratura di sorveglianza ha deciso di autorizzare 8 donne in alta sorveglianza di una sezione di alta sicurezza ad essere all'esterno per fare teatro, abbia fatto un'azione innovativa, significativa, che rivolge il carcere verso l'esterno. Quali sono state le finalità del progetto e quindi dello spettacolo realizzato? Fondamentalmente quelle che in gergo carcerario si chiamano finalità trattamentali. Cioè fare in modo lavorare alla rieducazione del condannato. In realtà quello che è venuto fuori è stato un vero e proprio processo di emancipazione, dato che queste donne provengono tutte da ambienti di criminalità organizzata, dove oltre il crimine vi è anche un'ideologia del crimine. E quindi lavorare a teatro per loro ha significato questo, no? Trovare delle possibilità di emancipazione.